I dati Auditel dei programmi in onda ieri nel giorno dell'Epifania. Vediamo i dati Auditel relativi agli ascolti registrati dai programmi andati in onda ieri, domenica 6 gennaio 2019. Su Rai 1 la prima serata del giorno dell'Epifania è stata dedicata allo speciale dei soliti ignoti per l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. Il programma condotto da Amadeus è stato seguito da 5.250.000 spettatori, conquistando uno share pari al 22,5%. Il nuovo anno parte dunque alla grande per il primo canale Rai. Su Canale 5 il film Jurassic World ha invece intrattenuto 1.921.000 spettatori, 8,2%. Su Rai 2, Cenerentola è stato visto da 2.546.000 spettatori con 10,1% di share, mentre su Rai 3 la soffiatrice di vetro ha registrato 1.768.000 spettatori, 7,1%. Tornando alle reti Mediaset, su Italia 1 Un'estate ai Caraibi ha tenuto davanti al teleschermo 1.470.000 spettatori con il 6,2% di share, mentre su Rete 4 il film Come un uragano ha intrattenuto 854.000 spettatori, 3,6%. Domenica e nelle soap di Canale 5 protagonisti del pomeriggio dell'Epifania. Protagonisti della sfida agli ascolti della domenica pomeriggio sono stati invece Domenica e nelle soap in onda su Canale 5. In sostituzione del Domenica Live di Barbara D'Urso, il programma condotto da Mara Veniera ha intrattenuto nel corso del pomeriggio dell'Epifania 2.814.000 spettatori. La trasmissione ha registrato uno share pari al 17,7%. La prima volta, il programma condotto da Cristina Parodi, è stato seguito da 2.318.000 spettatori, 14,2%. Su Canale 5 il doppio appuntamento con la soap Una vita è invece tenuto davanti al piccolo schermo 1.919.000 spettatori, 12,4%. A seguire la soap Il segreto, che invece è stata seguita da 1.728.000 spettatori pari all'11,7% di share. 1.258.000 hanno invece guardato Domenica Rewind, 7,8%. Gli ascolti degli altri programmi in onda in prima serata. Ecco infine